Si chiama Bohem e pensate che è una nuova bibita creata da Boedex e da Lazza, il cantante di Cenere, il brano portato al Festival di Sanremo 2023. È un prodotto nuovo, innovativo, si tratta di una bibita che in qualche maniera possiede dell'alcol, infatti è una bibita alcolica tipicamente estiva, prodotta ovviamente in lattina e si vede appunto nel film delle foto a Monte Carlo il buon Lazza con il buon Fedex che letteralmente lanciano questo nuovo prodotto, un prodotto del tutto innovativo. Dopo diversi assaggi, dopo brainstorming perché era un prodotto fresco e innovativo, finalmente Bohème esce in lattina. Leggermente alcolico, ha poche calorie ed è un prodotto totalmente realizzato in Italia, tutto made in Italy. Dunque, per festeggiare l'arrivo di questa bibita di questa bevanda ci sono appunto in queste foto presenti Lassa e diciamo così il buon Felix, va bene? E in questo yacht a Monte Carlo non c'era soltanto loro, anche Malasattei, Andrea Davanti, Paolo Di Benedetto e Giulio Sereni, va bene? Insomma, tanti personaggi di spicco proprio del mondo dello spettacolo, o meglio della musica italiana, non solo, va bene? Con tanto di musica dal DJ. Una bevanda dunque innovativa, piena di stuzzichi, di stuzzico e soprattutto di grande piacevolezza. Iscrivetevi al canale Narrato Italiano, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Un caro saluto a voi e al prossimo video, grazie a tutti.